Salve a tutti e benvenuti al primo video del mio canale. Io sono Calice Assenzio e oggi volevo parlare di un fenomeno editoriale di quest'anno che ovviamente molti di voi avranno sentito, di cui molti di voi avranno sentito oppure che avranno direttamente letto. Ecco, voglio parlare in questo momento di 50 sfumature di grigio. Quest'estate è diventata veramente un flagello. Sotto gli ombrelloni vecchi, giovani, bambine leggevano questo libro senza neanche sapere di preciso di cosa parlasse. Quando io l'ho comprato non avevo la minima idea di quale fosse la storia. C'era scritto qualcosa di piccante effettivamente sul retro della copertina, quindi non posso dire di non essere stata avvisata. Però non avevo bene idea cosa aspettarmi. L'hanno letto tutti, davvero tutti. Sono tre libri, 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero, che vai a chiederti come fanno a esistere 50 sfumature di nero, perché nero è uno secondo me, però, e 50 sfumature di rosso. Questi libri sono stati letteralmente mangiati da mia madre, che ogni tanto mi interrompeva durante le mie ore di studio per farmi delle domande molto imbarazzanti, tipo: tesoro, ci sono delle cose che non ho capito molto bene del libro che sta leggendo, non è che me le andresti a cercare? Credo che sia inglese. Certo, mamma, come no? Momenti molto imbarazzanti, davvero molto imbarazzanti. Delle parole in inglese che non erano mai state sentite nella storia dell'umanità. In questo libro sono ficcate a dismisura dei termini che vengono usati solo sul porn, praticamente. Questo libro effettivamente va ad appagare la fantasia di molte donne. Infatti viene chiamato del genere porn mom porn, qualcosa del genere. Cioè quel tipo di pornografia soft che può interessare appunto alle donne di una certa età che hanno bisogno di stimoli, insomma i nuovi Harmony. Quindi, partendo da questo presupposto, come libro ha effettivamente trovato un terreno fertile, perché per l'uomo la rivoluzione sessuale non c'è neanche bisogno di dirlo, non c'è neanche stata bisogno di farla in realtà. L'uomo è sempre stato sessualmente attivo. Invece, per la donna si è attuata una sorta di rivoluzione sessuale negli ultimi anni e quest'anno diciamo che ha raggiunto il suo culmine con questi libri. No, magari non proprio il suo culmine, però le donne finalmente si sono sentite libere di manifestare anche questo loro interesse per il sesso spicciolo. Comunque andiamo a vedere come mai questo libro può essere un fenomeno editoriale, ma per gli stessi motivi può anche essere una cosa pesante e angosciante. Il libro inizia con la descrizione della protagonista. È tutto in prima persona, quindi molto semplice, una narrazione scorrevole, troppo scorrevole a volte. La protagonista si descrive come una povera ragazza che ha degli occhi troppo grandi per il suo viso, che ha i capelli che sono costantemente in disordine, e io la odio per questo, perché ha dei capelli lisci, normali, cosa devo dire io? Cioè, vabbè. Comunque sia, la protagonista si autocommisera dalla prima pagina. Tu pensi, beh, magari probabilmente ancora ha poca fiducia in se stessa, ma piano piano questa fiducia verrà fuori? No. Questa persona è assolutamente imbranata. Non vi ricorda qualcuno? Una certa Bella Swan? Isabella Swan? La protagonista di Twilight? Ovvero una ragazza che sì, non è sicura di sé, che inciampa continuamente, cosa che nei film non si vede ma nel libro è sempre per terra. Un personaggio che si autocommisera dalla prima all'ultima pagina e passa tutto il suo tempo a dire quanto è inadeguata è assolutamente insopportabile. Ma capisco
Lo capisco, perché ho cercato di entrare un po' nel meccanismo mentale, che sia una cosa che attira incredibilmente le lettrici. Quale donna si sente mai adeguata alle situazioni? Quindi, ovviamente, trovarci di fronte a un personaggio che ci rispecchia può essere, in un certo modo, una fonte di immedesimazione superiore. Ma no, in realtà è una cosa che non va bene, cioè non è giusto dire che una donna insicura, che sa di non valere niente, che sa che non farà mai nulla, che non è abbastanza bella, abbastanza brava per il suo uomo, deve vincere tutto, stravincere, perché si trova l'uomo perfetto. Parliamo quindi del personaggio maschile. Chi non l'ha sognato? Chi non l'ha desiderato? Christian Grey. Sto parlando di lui. A parte che alcune indiscrezioni parlano di Justin Bieber come possibile attore per il film che verrà fatto sul libro. Cosa che mi sembra inadeguata e assolutamente pedofila, perché quest'uomo dovrebbe avere più di 12 anni. So che Justin Bieber non ha 12 anni, però comunque, ammettiamolo, non dimostra certo 28-29 anni, l'età del protagonista, che credo ne abbia 27. Dunque, il meraviglioso Christian Grey. Cosa non è quest'uomo? Un uomo che ti fa eccitare solo guardandoti? Ricchissimo, bellissimo, ma bello da far paura, ma bello come un Adone, ma di una bellezza che toglie il fiato. E anche qui, non avete degli echi a Edward Cullen? Bellissimo, ricchissimo, che guida la sua Volvo argentata. Allo stesso modo Christian Grey cosa fa? Lui è ricco. Non viene esplicitato alla perfezione che lavoro fa. Sì, è di famiglia ricca, ma viene solo detto che è bravo nel mercato, nel business. Fatalità. Non viene esplicitato comunque cosa faccia. Sì, solo che ha dei fantastilioni di dollari, neanche paperon de paperoni nel suo deposito a tutti quei soldi. Incontri quest'uomo, questa perla rara, un uomo ricco, bello, sexy. A parte che tu sei, ti credi un cesso, che poi ovviamente non lo sarai, però comunque ti credi un cesso, sei di un'imbranataggine che fa invidia a Paperoga, non sei capace di fare 5 passi senza cadere, però lui ovviamente la prima cosa che farà sarà innamorarsi follemente di te. Fin qui tutto bene. Classica trama che proprio in realtà ricalca Twilight. Diciamolo proprio apertamente. Twilight. In cosa si differenzia da Twilight? In Twilight non c'erano scene di sesso. Abbiamo aspettato 4 libri. Nel quarto libro finalmente c'è una scena di sesso, una, in cui la giovane Bella Swan praticamente si prende un sacco di mazzate, perché lui è fortissimo, è troppo forte, e allora si sveglia la mattina dopo con l'anca fuori, le costole incrinate, devastata, e lui disperato, insomma, bella prima notte di nozze, io sono proprio contenta per voi, però non viene neanche descritta. Che dire? Una delusione, davvero. Invece, chi non ci delude in questo? La maggior parte del terreno di gioco fra questi due personaggi si svolge in camera da letto. La camera da letto, ecco dove volevamo giungere. Io non voglio parlarne troppo perché in realtà a me la questione sessuale in questo libro non ha interessato particolarmente.
so che sembra strano perché è praticamente il 90% del libro, ma a volte praticamente dovevi saltare le pagine perché più o meno facevano sempre le stesse cose. Quando facevano qualcosa di strano, comunque era strano, e non era neanche, cioè magari era esplicativo, nel senso che dicevo, oh cavolo, ma sta roba si fa, non credevo, ma c'è. La sessualità. Diciamo che questo libro ha aperto un mondo, in un certo senso, a delle persone che non conoscevano, non sapevano dell'esistenza di questo genere di pratiche, di questo genere di rapporti. E anche chi le conosceva, magari le conosceva superficialmente. La generazione delle nostre mamme, tipo la mia, che si trova a dover andare a cercare su internet con gli occhiali e di nascosto tutte queste parole in inglese e tutte queste pratiche di cui non ha mai sentito parlare, beh, nel caso della mia mamma, poi magari altre madri possono averne sentito parlare, io non lo so. Sono effettivamente un forte richiamo per questo genere di persone che magari hanno superato l'età dell'eccitazione al massimo, i 20 anni, i 30 anni, sono un po' in un periodo stagnante, hanno questo marito che ormai è una specie di tutt'uno col divano o comunque con la poltrona e si alza solamente per andare a mangiare e a fare la pipì. E quindi è ovvio, è proprio una ricerca di mercato, questa autrice è un genio. È veramente un genio, io sono convinta che lei abbia fatto un'operazione commerciale da Oscar. Io e un mio amico ci eravamo anche immaginati la scena che sarebbe potuta accadere in un momento in cui l'autrice veniva intervistata. Thank you. Really, really, thank you. Thank you very much. Now I have a lot of money. I didn't think I could have so much money. Really, God bless your sexual frustration. I love you so much. Money. Insomma, credo che avrebbe detto più o meno questo genere di cose. Gli abbiamo dato un sacco di soldi, cioè lei è contentissima, gli abbiamo dato tantissimi soldi. Lei è felice perché è riuscita a utilizzare una cosa molto semplice, una storia semplice, anche nelle sue complessità da un punto di vista sessuale, però è una cosa molto semplice, veramente lineare. I colpi di scena vengono risolti nel giro di 2-3 pagine, tutto il resto è nebbia, è nebbia sensuale, nebbia rosa, non so, orgia. Perché il finale è telefonatissimo, si sa già come andrà a finire la storia. È ovvio, lui è una persona tanto disturbata, ma lei lo porterà sulla giusta strada, però scoprirà qualcosa anche di se stessa. Non ho dubbi che sarà così. Questo è un libro che piace. Io l'ho letto, lo ammetto, mettetemi in carcere. L'ho letto tutto d'un fiato, perché va effettivamente a stimolare alcuni meccanismi mentali propriamente femminili, come il fatto che sia un uomo che ti può dare qualunque cosa, che ha tantissime attenzioni per te, che ha quel lato oscuro che proprio ci muove la sindrome da Croce Rossina, che lo dobbiamo salvare. È assolutamente geniale da questo punto di vista. Alle mamme lo consiglio perché è una piacevole distrazione, come la mia mamma ha detto, una piacevole distrazione dalle situazioni coniugali della vita normale, e potrebbe magari dare anche qualche idea. Non lo voglio immaginare assolutamente, però potrebbe anche dare qualche idea al riguardo. Dunque, la recensione di 50 sfumature di grigio termina qui. Ovviamente, essendo la prima, spero che mi perdoniate per i vari errori e i problemi che probabilmente ci saranno. Comunque, per
chiunque abbia avuto la pazienza di guardarmi, ti ringrazio.